pallacanestro, sempre per la Coppa Korać. Andiamo a vedere se Restani, Gelani, Fantozzi e compagni riusciranno, i giocatori della Peroni Livorno, ad avere la meglio sull'Ares di Salonicco, squadra greca. Il commento è affidato ancora una volta ad Aldo Giordani, che fra le sue tante doti ha anche il dono dell'ubiquità e ci commenterà questa partita dagli studi di Milano. Queste immagini ci giungono da Livorno. Come vedete, la Peroni ha 10 lunghezze di vantaggio quando mancano poco più di 14 minuti al termine dell'incontro. La Peroni è in maglia rossa, è in difesa in questo momento, l'Aris di Salonicco è in attacco, il numero 6 è Nick Gallis, l'oriundo ellenico, eccellente giocatore. Abbiamo visto un tiro di Filippo, anche un suo bel rimbalzo, è un momento favorevole alla formazione ospite che è in rimonta in questo momento. Il numero 10 è Fantozzi, naturalmente avete già riconosciuto Abdul Gelani sulla sinistra, ecco Fantozzi, la playmaker della formazione labronica che lavora il gioco per la sua squadra. Col 14 è Carrera, Carrera gioca col 17 in campionato, ecco qui è Forti che va a bersaglio, anche Forti ha il numero cambiato rispetto alla maglia che porta in campionato, il campionato è il 20, qui ha il 12 perché nelle competizioni internazionali non si può portare i numeri alti. Ancora bersaglio la squadra ospite, in questo momento 69-61, Alessandro Fantozzi, già nel giro della nazionale, ha disputato un ottimo primo tempo e ha già segnato 73-63. Ecco ancora un attacco con Nick Gallis, vedete che è molto bravo nel smarcarsi, questa volta però forse fatto un'inflazione di passi, comunque il canestro è annullato perché addirittura gli arbitri sono lo jugoslavo Radonic di Sarajevo, che dirige con il collega israeliano Zellinger di Haifa, mentre al tavolo abbiamo il commissario Cechov di Sofia. Ancora una propulsione di Fantozzi, ragazzo dotato di grandissime qualità. Vediamo ancora un attacco del Peroni, forte. Da tre punti, bellissimo rimbalzo in attacco di Restani, poi è Carrera che tenta di schiacciare ma subisce fallo, mi sembra. Un rimbalzo la squadra del Peroni e sospinge il contrattacco il solito Fantozzi, adesso c'è Carrera che si fa stoppare, lui che della stoppata è uno specialista tra i migliori, anzi il migliore in assoluto tra gli italiani. Ancora Gallis, si è liberato molto bene questa volta, molto bravo Gallis, indubbiamente uno dei migliori. Gelani, ecco che pasticcia un poco il biondo Wensfeld, ma è in attacco l'Aris di Salonicco. Binion, gioco fermo, questo canestro non dovrebbe essere valido, gioco fermato in precedenza per un fallo commesso sullo stesso Binion, qualche leggero sbandamento difensivo, vedete che in effetti gli arbitri segnalano al tavolo questa è la loro decisione, ma veramente uno dei giocatori di maggior classe del nostro campionato, del quale ormai un veterano, questo fa la Carrera, ancora Gallis, vedete che non esita a tirare e non esita anche a trovare il bersaglio, è un cannoniere molto molto temibile questo Gallis, autore di 12 punti nel corso della prima parte della gara. Adesso è in difesa su Fantozzi, è uscito in aiuto Abdul Gelani, poi vedete che ha ricevuto nuovamente, è andato in sospensione a tirare, un po' forzato il tiro, Giannakis ha riaperto subito su Gallis, lui prende e tira senza esitazioni, ma è un cannoniere temibile. Adesso questa è la formazione di Salonicco. In Grecia il basket è molto seguito, ma non ci sono dei giocatori di grande classe, tuttavia grazie ai giocatori che studiano e giocano negli Stati Uniti, e se c'è sempre modo di costituire da parte della formazione ellenica una squadra nazionale abbastanza forte. Vedete che ci sono dei sostenitori addirittura che hanno seguito la squadra fino a Livorno, la squadra che è giunta a Livorno con un viaggio a 9 secondi da giocare in lunetta. Bisogna insaccare il primo tiro libero, altrimenti con nuovo press e vantaggio a commettere fallo, magari per indurre alle volte la formazione di testa a ricorrere alla rimessa laterale. Ecco Kadir Gelani che aspetta la palla, mette sugli spalti, vedete c'è un po' di elettricità, abbiamo visto in precedenza che erano a corsi. È in attacco l'Aris di Salonicco che probabilmente cercherà l'ultimo tiro, questo è Doxakis, Gallis sempre lui riesce a liberarsi per il tiro, 100-93, e intercetta la palla proprio Doxakis, va a tirare Winifield,
gioco fermo, è stato fermato il gioco ancora per un intervento giudicato irregolare dagli arbitri e da parte della Peroni, che aveva cercato di conquistare il pallone sul Doxakis. Cercano l'ultima occasione per ridurre le distanze i giocatori ellenici. Vediamo l'esito di questa azione. Si era liberato bene Gallis, c'è un fallo commesso da... Vedete, ha sbagliato il primo tiro libero Gallis, che è un tiratore, quindi probabilmente il conteggio non dovrebbe più mutare per quanto riguarda i greci. Vediamo l'esito di questa azione. Attenzione però che questo canestro non credo che venga convalidato. Non viene convalidato il canestro, la partita è finita in realtà. La Peroni di Livorno ha battuto la...